Ciao, sono Luca di Mister Gadget e dopo una lunga pausa forzata è un piacere ritrovarvi oggi, tra l'altro, per un evento speciale, ovvero il primo incontro con OnePlus 8. Partiamo dalla confezione di OnePlus 8. Sappiamo che per chi lo comprerà immediatamente ci saranno dei pop-up box speciali. Questa invece è la confezione di vendita con il telefono che viene proposto. All'interno della confezione c'è anche una cover in silicone molto semplice e molto utile per proteggere il telefono. C'è il cavo con la solita confezione molto elegante e poi Warp Charge, quindi il caricatore da 30 watt. Cominciamo dunque a guardare da vicino questo smartphone. Come detto, questa è la versione 8 con questa finitura e questo colore glacial green, bellissimo devo dire, la versione 8 con 3 fotocamere, mentre ce ne sono 4 invece su 8 Pro. La quarta fotocamera è la color camera, che serve praticamente per degli scatti particolari. Sul fronte vedete il buchetto, perché questo fluid display, praticamente pochissime cornici, molto ridotte sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore, è un refresh rate che arriva a 90 Hz. Anche in questo caso è una differenza rispetto a quello che si trova invece sul modello Pro, che arriva a 120 Hz di refresh rate. Devo dire che tutto sommato si può vivere anche con soli 90 Hz. C'è un particolare: OnePlus, con le sue personalizzazioni, vi mostro intanto magari anche parte del software, riduce automaticamente il refresh rate del display nelle applicazioni in cui il refresh rate alto non serve. Ad esempio per la posta elettronica, per la fotocamera, ci sono delle situazioni in cui il refresh rate viene abbassato. OnePlus ha mantenuto la personalizzazione di Oxygen, ovviamente sulla base di Android 10, vedete che è veramente di una velocità balorditiva come sempre. Caratteristica da sottolineare, quella della personalizzazione del display. Questo è un telefono che supporta, scusate, la personalizzazione del software. Questo è un telefono, tra l'altro, che ha una personalizzazione da un lato molto carina, perché vedete, potete scegliere ad esempio quali sono i colori che volete dei vostri pulsanti, il tipo di icone, il tipo di personalizzazioni, però non è invasiva. L'approccio è sempre quello di un telefono vicino alle soluzioni stock. Vi mostro velocemente anche, vi faccio sentire l'audio di questo smartphone, anche questo abbastanza gradevole, non ha un livello elevatissimo. Però fidatevi che il volume è abbastanza elevato, i bassi hanno una buona definizione. A proposito di audio, già che ci siamo, c'è un doppio altoparlante, quindi riproduzione stereo del suono, questo per un'esperienza più immersiva con i giochi e con ovviamente anche le riproduzioni di contenuti multimediali. Fotocamera. Qui c'è un nuovo sensore Sony da 48 megapixel, che è il sensore principale, con un'apertura 1.7. C'è un grandangolo con un grado di 116 gradi di apertura, quindi simile, vicina a quella dell'occhio umano, che è di poco superiore. Il grandangolo è da 12 megapixel. E poi c'è un macro camera. Io la uso poca, so che in alcuni casi invece molti la sfruttano di più, macro camera invece da 2 megapixel per andare a catturare i dettagli. A proposito di fotocamera, voglio farvi vedere anche l'interfaccia, vedete video, slow motion, la scena notturna e la modalità Pro, e poi c'è anche una caratteristica particolare, quella cioè di poter riprendere i propri animali. Questo è un Smart Pet Capture, nasce praticamente per essere in grado di catturare il proprio cane o il proprio gatto cogliendo il momento migliore. Per quanto riguarda lo scatto la cattura dei video, c'è la possibilità di combinare, anzi c'è la combinazione di stabilizzazione ottica e di stabilizzazione elettronica, e devo dire che il risultato è veramente più che buono. Per quanto riguarda invece la fotocamera, vedete, avete la possibilità di usare il grandangolo con 0,6, la ripresa normale oppure lo zoom ottico 2x.
La fotocamera frontale, invece, che è da 16 megapixel, è in grado di catturare filmati con definizione Full HD e con una stabilizzazione elettronica. A proposito di video, non vi ho detto che invece, ecco, c'è un downgrade dal modello precedente, dal 7T Pro all'8 Pro, perché prima si giravano i video in 8K, invece adesso la definizione principale superiore è quella di 4K. Per quanto riguarda la performance, questo è un prodotto strepitoso. Snapdragon 865, 8 o 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria per un telefono che abbiamo visto è di una velocità e rapidità incredibile. Molti miglioramenti introdotti da Oxygen, vi faccio notare ad esempio la possibilità di utilizzare il proprio hotspot in modalità Wi-Fi 6. Questo ovviamente vuol dire che l'hotspot sarebbe messo solo in modalità Wi-Fi 6, quindi alcuni prodotti potrebbero non essere compatibili, ma è comunque un'opzione molto interessante. Per lo sblocco del telefono si possono usare il volto o l'impronta digitale, poi ovviamente c'è la possibilità, per quanto riguarda insomma, la personalizzazione sempre del telefono, di scegliere quale tipo di gestures utilizzare. Per attivare l'assistente di Google basta uno swipe dal basso, mentre quando c'è l'impronta digitale registrata basta tenere a lungo premuto sull'impronta, sul sensore dell'impronta digitale per attivare ad esempio Google Pay. Batteria 4300 mAh con la carica Warp Charge, che è ovviamente la carica Warp Charge da 30 watt, e anche in questo caso ricarica velocissima 22 minuti dallo 0% al 50%. Insomma, questo è un prodotto molto interessante. Nei prossimi giorni poi entreremo nei dettagli, faremo un po' di prove. Fotocamera che mi sembra funzioni bene, non è la migliore del mercato, ma è di buona qualità. Torneremo sicuramente a parlarne. Avete dunque visto molte delle caratteristiche di questo smartphone di OnePlus 8 nella sua versione normale. Dopo un po' di tempo torno a provare la versione piccola. Le ultime due occasioni invece erano state quelle di utilizzare il modello Pro più voluminoso, più pesante, sicuramente anche con prestazioni un po' migliori. Però devo dire che la leggerezza, la compattezza e la performance del OnePlus 8 mi fanno pensare che posso rinunciare anche alla carica wireless, al refresh rate da 120 Hz e anche al sensore grandangolare da 48 megapixel. Dovendo scegliere tra le due versioni, questa probabilmente è la mia preferita. Ma la domanda che faccio a voi è: vi piace?